Alias, drop the bass. Buonasera a tutti, benvenuti in nuova puntata di Saranno Campioni. Ve la introduciamo qui da studio, lo faccio con al mio fianco Federico Gianandrea De Angelis. Buonasera Federico. Ciao Delfina, buonasera a tutti. Perché diciamolo, non fatevi ingannare, perché in questa puntata vi porteremo nel cuore del calcio giovanile capitolino, come abbiamo fatto nella scorsa. Quindi per chi l'ha vista o per chi non l'ha vista, parliamo della scuola calcio OS Roma. Se nella puntata precedente vi abbiamo parlato dei bambini, quindi ci siamo concentrati sulla scuola calcio azzurra, ecco, dei piccolini, questa volta vi porteremo nel cuore del calcio femminile, perché appunto la Roma sta investendo molto sull'attività under 12 di queste ragazze. Tra l'altro c'è grande professionalità a coordinare l'attività femminile Corrado Corradini, persona che ha dato veramente tantissimo al calcio. Però dobbiamo fare una premessa qui in studio, perché nel Consiglio federale, al termine del Consiglio federale, c'è stata una riunione, una conferenza stampa nella quale è stata illustrata una grandissima novità, la Danone Nations Cup, ovvero sbarca in Italia in partnership con la FIGC e con il settore giovanile scolastico. Viene organizzato questo torneo Under 12 dedicato alle ragazze, quindi davvero un importante momento per il calcio femminile. Viene sottolineata ancora una volta l'importanza che viene data alla crescita del movimento. Sì, è stato siglato questo accordo importante tra gli organizzatori del torneo e la FIGC, simboleggia, come hai detto tu, una grande crescita per il calcio femminile. Comunque da vecchio, per quello che se ne ha detto all'inizio, comunque nell'ultimo periodo, sta facendo molto per il calcio femminile, e questa è una grande occasione anche per delle ragazze, comunque delle bambine, per imparare, diciamo, dei valori nuovi, perché qui essenzialmente con bambine così piccole non parliamo proprio di calcio, certo, ma parliamo appunto di un'esperienza nuova che può significare molto poi per il loro futuro. Saranno 800 le giovanissime calciatrici che prenderanno parte a questo torneo, quindi un numero importante, un numero che poi conferma anche che insomma il calcio tra le piccole bambine è apprezzato. La finale 8 sarà giocata a Coverciano, però in palio c'è veramente un sogno, perché la squadra che vincerà andrà comunque a partecipare alla fase internazionale del torneo, no? E lo farà allo Stade de France, quindi veramente in una cornice importantissima. Immagino tutte queste bambine che comunque giocano a calcio possono amare il calcio, incontreranno anche campioni come Zinedine Zidane, quindi davvero un sogno che si avvera, che si può avverare anche a un'età in cui si è ancora bambini, adolescenti, dai. Sì, assolutamente sì, è veramente un sogno questo di tutti i bambini e le bambine, e quindi per alcune di loro ci sarà la possibilità di arrivare a giocare in uno degli stadi più importanti del mondo, di conoscere campioni come appunto Zidane, quindi una cosa che magari in pochi potranno dire poi di aver fatto, di aver vissuto, quindi per loro è veramente un'occasione importante. Tra l'altro alla conferenza ha preso parte anche Patrizia Panico, la leggete sul nostro sito e sul nostro giornale Professione Calcio, ma ovviamente sapete perfettamente che è forse la calciatrice più rappresentativa del tutto il movimento italiano, ed era lì, sì, proprio a rappresentare il calcio femminile delle più grandi, ma che è sempre più vicino a quello delle piccole. Vi leggo comunque alcune dichiarazioni che sono state riportate sia sul nostro sito dal Flavio Grisoli, che ha partecipato alla conferenza, ma anche naturalmente sul sito della FIGC, ed è appunto in questo caso Carlo Tavecchio che ha dichiarato: lo sviluppo del calcio in Italia passa attraverso la crescita del movimento femminile. La Federcalcio ha introdotto nuove norme e sta investendo molto, ma è attraverso il lavoro del settore giovanile scolastico sul territorio che si gettano le basi per il suo solido sviluppo. Per questo ringraziamo la Danone per la sensibilità, con la speranza che su questo tema in futuro si possa dar vita a una collaborazione ancora più sinergica. Quindi anche in questo caso ovviamente partecipa al torneo, un torneo under, il settore giovanile scolastico, quindi ci sono queste varie forze in campo per far sì che il calcio femminile possa crescere sempre di più in Italia. Sì, è una prima partecipazione, c'è un accordo che durerà più di un anno ovviamente, e quindi abbiamo testimoni importanti come Panico, anche grazie alla sua collaborazione che riusciamo a far crescere il calcio femminile, un movimento che negli ultimi anni veramente ha avuto un grande picco, una grande ascesa. Continueremo a parlarvi di questa attività, continueremo a parlarvi del calcio femminile. Io però qui vi saluto, ringrazio anche Federico. Grazie a te Delfina. Vi lascio al servizio sul campo Giulio Onesti, sulla squadra femminile della scuola calcio S Roma, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.
Corrado Corradini, un uomo che ha dato tantissimo al calcio femminile italiano, che ha vinto con il calcio femminile italiano, adesso una nuova avventura, coordinatore dell'attività femminile della scuola calcio S Roma. Allora, come inizia questa avventura? Ma inizia perché la Roma mi ha proposto un progetto stupendo, un progetto che io desideravo da tanto tempo poter svolgere e ho accettato con grande, grandissimo piacere, perché il calcio femminile ha bisogno di uscire da questo anonimato, perché sono troppi anni che viaggia a livelli bassissimi, e con questa nuova avventura che l'UEFA ha imposto a tutte le squadre di Serie A e Serie B da quest'anno di sviluppare il calcio femminile. Io sono veramente felicissimo e orgoglioso di partecipare a questo sviluppo. Ecco, che peso ha l'avere l'obbligo di possedere una squadra di calciatrici under 12, quindi femminile, per tutte le squadre, specialmente per lo sviluppo del movimento? Ma obbligo che significa? Obbligo economico? No, che cioè, dovrebbero avere, ecco, la squadra di under 12 femminile, no? Quello che parlavamo, di cui parlavamo prima, le società di A e di B. Beh, tanto partiamo sicuramente con un gradino molto, molto basso, perché a livello internazionale, a livello europeo, noi siamo ultimi, perché se facciamo il rapporto popolazione e sviluppo del calcio femminile, noi siamo dietro a nazioni come la Svizzera, che ha 6 milioni di abitanti e 30.000 iscritti. Ecco perché poi i risultati non sono. Ora, con questo sviluppo, io mi auguro che vengano sensibilizzate anche le scuole, perché nelle scuole noi dobbiamo andare a trovare, come fanno in altri paesi, vanno nelle scuole elementari e portano la propaganda del calcio femminile. Perché negli altri sport non fanno tutte queste problematiche? Nel calcio femminile abbiamo ancora questa difficoltà di convincere i genitori e convincere le ragazze a farle venire al calcio femminile. A me mi sembra una discriminazione. Franca, devi saltellare, non stare ferma, dai, saltella, hop, brava, così, dai, saltella, su, hop, brava, così, ottimo, sì. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard, it's hard, it's hard out here for a bitch. It's hard. Noi vediamo ogni settimana quotidianamente tutta la passione che hanno le calciatrici della Serie A femminile, seguiamo anche le giovani, non le giovanissime come lei. Quanta passione hanno queste ragazze che vogliono giocare a calcio? Allora, guardi, so se lei conosce la mia storia, io vengo dal calcio maschile, conosco molto molto bene il calcio maschile, la mia vita è stata sempre il calcio maschile, e quando fui per la prima volta chiesto nel calcio femminile, io non nascondo di aver avuto grossi dubbi. E che cosa ho trovato poi nel calcio femminile? Una disponibilità che nel calcio femminile, che una disponibilità che nel calcio maschile non c'è mai stata. Queste ragazze hanno un entusiasmo, una voglia di crescere che veramente non hanno nel maschile. E bisogna seguirle, bisogna aiutarle a crescere, perché queste qui sarà una risorsa importante, perché io credo che il calcio maschile sia un po' saturo e dobbiamo mettere un'altra cosa, una novità bellissima, perché le ragazze di differenza hanno la forza e la velocità, come tutti gli altri sport, ma sul patto tecnico noi abbiamo delle ragazze che sono a livello del maschile. Però non per parlare male dei maschietti, però hanno forse anche una determinazione in più, cioè il dover dimostrare in un momento in cui culturalmente c'è questo essere un po' resti al calcio femminile, loro sono determinate a dimostrare che ci sono e che possono esprimere un bel calcio. Sì, sono d'accordo, ma c'è anche un altro fatto: la donna sa soffrire di più, la donna fa di tutto per poter migliorare la sua vita, anche sempre per il discorso che siamo sempre discriminazioni, no? Però io sono veramente entusiasta di allenare questi ragazzi, perché non vorrebbero mai finire l'allenamento, vorrebbero sempre migliorare, mi chiedono sempre di fare qualche esercizio dove trovano delle difficoltà, mister rimaniamo un altro po', poi i tempi sono quelli che sono e dobbiamo abbandonare, ma queste danno tanto entusiasmo, e tu vieni con un entusiasmo perché le devi accompagnare nel loro entusiasmo. Io almeno la vedo così. E sono felicissimo di stare in questo mondo. E poi questo entusiasmo a un'età importante, no? Come quella di queste ragazze che vedremo oggi, è doppiamente importante. E consideriamo che stiamo parlando di ragazze nate nel 2003-2004. Fra 2 anni dovrebbero, secondo l'UEFA, dovrebbero iniziare il primo campionato professionistico giovanile. È un bel fiore all'occhiello, perché quando ci andiamo a scontrare con delle realtà importanti, le ragazze cominciano a viaggiare,
cominciano a capire che sono veramente entrate in un mondo nuovo e allora l'impegno sarà ancora maggiore. La mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, e la ringrazio. Grazie mille. You should probably lose some weight, cause we can't see your bones. You should probably fix your face or you'll end up on your own. Don't you want to have somebody who objectifies you? Have you thought about your butt, who's gonna tear it in two? We've never had it so good, we're out of the woods. And if you can't detect the sarcasm, you've misunderstood. Professione Motori rilancia, oltre ai classici appuntamenti del mercoledì e del venerdì, dalla fine di gennaio saremo protagonisti anche tutti i giovedì sera con un nuovo format curato sempre dalla nostra redazione. Ci sarò io, ci sarà Francesco Parente, ci saranno tanti ospiti, ci sarà soprattutto Martina Renna. Emozioni, adrenalina e velocità, tutti ingredienti che faranno parte di Professione Motori Motorsport. Ogni giovedì sera non perdeteci di vista. Ne vedrete delle belle. Modestamente. Your future's in and out the box. Come cry to me, oh baby. Hai superato i luoghi comuni. Hai cambiato le regole. Hai sfidato le convenzioni. Supera anche il vecchio concetto di auto. Passa all'ibrido Toyota. Dimentichi prese e ricariche e più del 50% della guida in città è elettrica. Nuova Auris Hybrid a 19.800 euro per tutti. Ma Gigi, cosa stai facendo? Anche tu ti fai selfie? Ah, ora capisco! Fai la foto per la tua figurina della collezione UEFA Euro 2016! Fantastico! Buffon e tutte le star di UEFA Euro 2016 ti aspettano in edicola con la collezione ufficiale di figurine da Panini! Quando sei di fronte alla pagina bianca... Non hai una storia? Ce la farò. Deve saper partire per cercare l'ispirazione ovunque. Ci sono fonti di ispirazione inesauribili lungo la strada. Prendi nota. La storia potrebbe avere un legame con Notre Dame. Bisogna solo saper osservare. Esci dall'ordinario. Entra nel mondo di Citroen C4 Cactus, di Unconventional Crossover. Citroen. Stanno arrivando. E arriveranno in centinaia. Forse migliaia. Vogliono una cosa sola da noi. Calciatori Panini 2015-2016, la collezione più ricca di sempre. Won't you be my sunshine? Nuova Peugeot 208, Move Your Energy. Scegli la best technology Peugeot. 208 con Peugeot ai cockpit e motore PureTech. Engine of the Year 2015. Peugeot. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Se questo sport esistesse, potresti già scommetterci con Sisal Match Point. Perché il futuro delle scommesse è da noi. Scopri Sisal Live Channel, un canale in esclusiva Match Point per scommettere live su eventi da tutto il mondo. Sisal Match Point. Reinventiamo il gioco ogni giorno. Una mezz'ora dedicata interamente al calcio italiano e internazionale, con commenti, statistiche e quote di Sisal Match Point. Parleremo di tutti gli eventi più importanti del weekend. Tutto questo è Scommetti con noi ogni venerdì alle 19. Non mancate, vi aspetto! Come ti chiami? Anastasia. Ma tu ti sei rotta il braccio giocando a calcio con una pallonata? Sì. Quindi i rischi del mestiere. Ti volevo chiedere, da quanto tempo giochi a calcio? Questo qua è il settimo. Il settimo anno, e quanti anni hai? 11. Quindi da quando eri proprio piccolissima? Sì. E come hai iniziato? È stata tutta una passione. Quindi fin da quando eri piccola tiravi i primi calci al pallone? Sì. Tifi Roma? Sempre. In che ruolo giochi? E alla destra. Dai, allora un in bocca al lupo, di pronta guarigione. Mi raccomando, torna più forte di prima. Sì, certo. Grazie, ciao. In every loss all the bones of a miracle. For every dreamer a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Alice della Roma, facciamo proprio un'intervista veloce. Tipo risposta esatta. Ruolo? Alla sinistra. Calciatore preferito? Cristiano Ronaldo. Perché Cristiano Ronaldo? Perché mi è nata una passione quando l'ho visto giocare per la prima volta e da lì è stato il mio giocatore preferito. E visto che sei della Roma, il calciatore preferito della Roma? Salah. Salah, sentimi, tu a calcio da quanto tempo giochi? Da questo è il settimo anno. Settimo anno, quindi davvero anche tu da piccolissima hai iniziato a tirare i primi calci. Sì. Questa squadra, questo gruppo dai, di amiche, com'è? Veramente bello, mi è piaciuto molto, mi sono aggregata subito al gruppo. Tra l'altro vi allenate su un campo bellissimo, fammelo sì, dire. Sì, sì. Sentimi, quindi il tuo sogno, se ce ne hai uno relativo al mondo del calcio e uno tuo, immagino. Sì, cioè, ce l'ho e spero di andare avanti. Quindi vuoi arrivare, qual è il sogno? Arrivare a giocare un giorno con la maglia della nazionale femminile? Così, speriamo, se la fortuna ci porta là. Dalla tua parte. Senti, invece qui si sta anche molto attenti all'aspetto scolastico. Tu come vai a scuola? Beh, bene, non molto bene, però... Però ti puoi impegnare di più. Materia preferita? Geografia. Va bene, grazie mille. Ciao, in bocca al lupo. Calciatrice non spigliata di più, come ti chiami? Maria Letizia. Da quanto tempo giochi a calcio? Questo è il quarto anno. E come ti trovi qui? Bene. È una nuova esperienza, no? Prima dove giocavi? A Lodigiani. E adesso qui con la Roma, con la maglia della Roma, insomma. Tutto bene, tutto bene. Senti, chi è il tuo idolo di calciatore e anche di calciatrice, se c'è una calciatrice che ti piace in particolar modo? Calciatrice nessuno, calciatore Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quindi tu giochi in attacco? No, centrocampista centrale. Centrocampista centrale. Tifi Roma? No, Lazio. Tifi Lazio e sei qui alla Roma? Purtroppo. Vabbè, i controsensi. Senti, ma c'è qualche amico, tu quanti anni hai? 12. Qualche amico che ti dice, ah ma come, sei donna, giochi a calcio? O poi magari le fai vedere giocando contro di loro? Ma faccio vedere giocando contro di lui. Poi ti rifai parole. E sei più brava dei tuoi amici maschi? Beh sì.
E beh sì, va bene, allora in bocca al lupo. Grazie, Grebi. Ciao. We are one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. Qui abbiamo un'altra piccola calciatrice, come ti chiami? Giulia. Ah, senti, visto che qui non siete nemmeno tutte della Roma, perché abbiamo trovato anche delle tue amiche che sono della Lazio, tu che squadra tifi? Napoli. Napoli, sei di Napoli? No. Ah, e come mai tifi Napoli? Perché papà tifa Napoli e pure nonna. E il tuo calciatore preferito chi è? Insigne. Insigne, Higuain? Anche. Quindi è il tuo modello, diciamo, tu punti a diventare come Insigne? Sì. E invece la passione per il calcio l'hai ereditata da papà e da nonna? No, dai miei fratelli che quando erano piccoli giocavano a calcio e quindi dopo anche io ho giocato a calcio. E anche loro fanno calcio? Quello più grande ora sì, invece quello più piccolo non più. E giocate tutti insieme? Alcune volte sì. Ora ti alleni e diventare più brava di loro, vero? Sì. Va bene, in bocca al lupo, buon allenamento. Grazie. Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love. Le emozioni della Junior Team Cup, l'agonismo dei settori giovanili, l'amore di tante tante bambine che fanno scuola calcio, tutto sui tornei giovanili, le interviste con gli esperti, ma anche e soprattutto tanti tanti bambini che inseguono un sogno, quello di essere campioni. Saranno campioni tutti i giovedì alle ore 19, canale 61 del Digitale Terrestre. Non perdetevelo. Hai superato i luoghi comuni. Hai cambiato le regole. Hai sfidato le convenzioni. Supera anche il vecchio concetto di auto. Passa all'ibrido Toyota. Dimentichi prese e ricariche e più del 50% della guida in città è elettrica. Nuova Auris Hybrid a 19.800 euro per tutti. Gigi, cosa stai facendo? Anche tu ti fai selfie? Ah, ora capisco! Fai la foto per la tua figurina della collezione UEFA Euro 2016! Fantastico! Buffon e tutte le star di UEFA Euro 2016 ti aspettano in edicola con la collezione ufficiale di figurine da Panini! Quando sei di fronte alla pagina bianca... Non hai una storia? Ce la farò. Deve saper partire per cercare l'ispirazione ovunque. Ci sono fonti di ispirazione inesauribili lungo la strada. Prendi nota. La storia potrebbe avere un legame con Notre Dame. Bisogna solo saper osservare. Dall'ordinario. Entra nel mondo di Citroën C4 Cactus, The Unconventional Crossover.
Citroën. Stanno arrivando. E arriveranno in centinaia. Forse migliaia. Vogliono una cosa sola da noi. Calciatori Panini 2015-2016, la collezione più ricca di sempre. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Se questo sport esistesse, potresti già scommetterci con Sisal Match Point. Perché il futuro delle scommesse è da noi. Scopri Sisal Live Channel, un canale in esclusiva Match Point per scommettere live su eventi da tutto il mondo. Sisal Match Point. Reinventiamo il gioco ogni giorno. Won't you be my sunshine? Nuova Peugeot 208, Move Your Energy. Scegli la Best Technology Peugeot. 208 con Peugeot ai cockpit e motore PureTech. Engine of the Year 2015. Peugeot. Il calcio femminile in TV e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ogni mercoledì alle 19, tutti i gol, le immagini, le interviste esclusive, i commenti studio. Il mercoledì in rosa, la trasmissione che vi parla del calcio femminile italiano.